la fisicità di Spencer e compagni. Della Valle ancora schiacciato per Gabriel, che stavolta non se la sente per la tripla. Serve Della Valle, seconda tripla a referto. Altro lato però, Amedeo Della Valle ha iniziato con il premessa effettuata, vedete giustamente la grafica, ci sottolinea dei falli personali per l'ex Dinamo Sassari. Ancora palla recuperata da Brescia, ancora l'alzata stavolta per Kenny Gabriel. Della Valle fuori dall'arco per Cuono, verso Cobbins con il tentativo di aiuto di Lever, ottima lettura, ottima assistenza verso Amedeo Della Valle. Cuono nei confronti di Bossi, lo schiacciato di Corey Davis, eccolo qui ancora Bossi all'interno del pitturato, riesce a trovare un bel assist dalle parti di Bossi, che prova a trovare le giuste spaziature. Passaggio complesso letto da Nicola Chele, poi ancora l'alzata e ancora la layup in salsa bianco-blu. Tentativo di alzare la parabola che finisce ben lontano dal bersaglio grosso. CJ Messimur, tentativo da tre a bersaglio anche per il nativo di Dallas, e continua a scappare. Era ovviamente Brescia la chance di andare fino in fondo. Palleggio insistito di Della Valle contro Vintera da casa sua, un mostro Amedeo Della Valle in questo primo tempo. I 34 per Trieste, andiamo a rivedere. Palleggio insistito, solo applausi, giù il cappello. CR che rimane in ottima posizione difensiva, tentativo il reverse di Petruccelli, poi Ogiasi che senza vedere il canestro, solo percependolo. Circolazione veloce a favorire ancora Ludovico De Angeli, che si alza da due, il ferro a dirgli no. Mosse, poi Cuono, maniera molto reattiva, strada spianata per David Mosse, appoggia il tabellone. La scorsa per lui è stata una stagione da rookie convincente, intanto lo cancella poi Corey Davis, fortunosamente per Terry la finta di passaggio, ancora Achele a sbarrare la strada con la quintana per Mike Cobbins. Germani, passaggio nella tasca di Nikolic per Burns, che non riesce però ad appoggiare per due punti. Davis si mette in ritmo, tripla non a bersaglio, poi Skyler Spencer non arriva. Primo periodo aveva fatto suonare una certa sinfonia sotto questo punto di vista. Pick and pop di Barnes, che porta frutti, porta tre punti, tripla a bersaglio. È da applausi considerando il minutaggio che ha avuto, se l'è sfruttato al massimo. Intanto super soluzione di Campogrande. Ci prova Terry, che pian piano sta cercando di mettere benzina nel suo motore. La benzina oggi però ce l'ha avuta la Germani Brescia, che stravince al Pala Leonessa 95-59. Spezza.